C'è un super lavoro a Lampedusa per il soccorso e l'accoglienza dei migranti. Uomini e strutture sono al limite. Oggi nell'isola la visita del ministro dei trasporti Lupi. Sentiamo Giulia Palmieri. Solo martedì scorso da Lampedusa sono stati trasferiti circa 200 migranti, ma al centro di accoglienza ne restano ancora oltre 900, tre volte la capienza della struttura. Anche l'Agenzia Europea, che monitora le frontiere dell'Unione, lancia l'allarme per nuovi massicci arrivi. La settimana scorsa tra Lampedusa e le coste siciliane sono sbarcati 1300 migranti, un segnale preoccupante con cifre tornate ai livelli del 2011. A Lampedusa il ministro Lupi ha incontrato il sindaco dell'isola e il personale della Capitaneria di Porto per informarsi sulle attività di soccorso e verificare la situazione. Il governo ha la necessità e il dovere di dare anche agli abitanti di quest'isola in termini di infrastrutture, di collegamenti, di compensazioni, perché Lampedusa è parte dell'Italia e deve essere parte dell'Italia.